Lo scorso 13 aprile la terza sezione del Consiglio di Stato si è espressa in merito al ricorso in appello dell'ASL Napoli 2 Nord nei confronti della sentenza del TAR che dava ragione al Comune di Pozzuoli rispetto all'annullamento della delibera regionale numero 30 del 7 febbraio 2014, che stabiliva che la sede legale dell'ASL Napoli 2 Nord fosse ubicata a Frattamaggiore. Il Consiglio ha ribaltato la sentenza del TAR dello scorso ottobre, accogliendo l'appello dell'ASL, dunque Pozzuoli perderà la sede legale dell'azienda sanitaria locale. A determinare le sorti della questione del criterio del baricentro del territorio dell'ASL Napoli 2 Nord, contestato dall'amministrazione puteolana che definiva tale criterio in base alla posizione geografica, ritenendo il comune frattese al confine del territorio puteolano-giulianese, dunque non in posizione centrale. Tale criterio è stato contestato nel processo d'appello, affermando invece un criterio di baricentro legato alla densità della popolazione. In altri termini, si tratta di tracciare un baricentro giurisdizionale rispetto alla popolosità dei comuni e non rispetto ad una centralità della cartina geografica. Al centro del dibattimento giuridico la legge regionale numero 16 del 2008, che stabilisce per l'appunto come criterio primario per la scelta della sede legale dell'ASL quello del baricentro della popolazione, la quale si concentra nel settore nord-est dove Frattamaggiore approssimativamente si colloca. Ma entrando nel dettaglio del ricorso presentato dal Comune di Pozzuoli, nella sentenza si evidenzia anche un altro aspetto sul quale si era concentrato il TAR legato alla storicità della sede di Pozzuoli. Il Consiglio di Stato ha stabilito l'inadeguatezza del criterio di storicità della struttura e del cosiddetto prestigio della città. Il Consiglio di Stato infatti ha contestato il dato della storicità della sede puteolana, in quanto essa era stata collocata provvisoriamente nel puteolano per ragioni di pura necessità e contingenza. Un interesse è quello di mantenere a Pozzuoli la sede dell'ASL, che non risulta protetto giuridicamente e quindi nullo rispetto al dibattimento avvenuto. Per quanto riguarda la ristrutturazione degli ambienti che interesserebbe la sede frattese, si tratta, a detta del TAR, di criteri sui quali è ragionevole sintetizzare approssimando la questione, perché non di primaria utilità. Sulla questione emerge con forza la posizione di Lorenzo Sozio, portavoce del gruppo di Forza Italia di Pozzuoli, che ha esacerbato la sentenza conclusiva del TAR sparando a zero sui rappresentanti della destra alla regione, promotori di un depauperamento dell'area puteolana e della conferma di Pozzuoli esclusivamente come bacino elettorale. Una sentenza inaccettabile, secondo Sozio, che violenta il territorio in quanto destituisce un ruolo primario alla cittadina puteolana.